Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Yuzi e oggi facciamo una mini recensione di queste nuove antenne. Sono le Alfper di FPV LR, antenne appena presentate. Chi ha seguito la vicenda su Facebook le ha sicuramente viste. Il costruttore parla di prestazioni enormi, molto molto superiori a corto raggio alla parassitica, sempre di FPV LR. In questo caso sono antenne molto molto più piccole, vedete voi, anche saranno un terzo più o meno della dimensione della parassitica. Ci garantisce un range di circa 180 gradi davanti e quasi altrettanto alle spalle, quindi anche per chi fa freestyle dovrebbero andare bene. Sono vendute in due kit, o singola con gambo dritto o con gambo storto, oppure c'è il kit per faccia arc che le include entrambe, quindi una con l'angolare e una invece dritta. In questo modo, se avete il modulo negli occhiali da un lato, riuscite a metterle entrambe nella posizione ottimale. Diversamente, per chi ha occhiali tipo i miei con il modulo interno posizionato sugli estremi, ne andiamo a installare due col gambo dritto, una dal lato, una dall'altro. Oggi ci troviamo in un garage e il test che andrò a fare sarà a 25 mW con lo stesso quad, cambiando ovviamente le antenne sugli occhiali. In primis vedrete questa situazione, poi sostituirò questa parassitica con quella dritta, quindi sempre con la pinwheel e con l'Alfper nuova, e poi andrò a sostituire entrambe le antenne con due Alfper nuove, una dritta e una che punta verso dietro. In questo modo ho cercato di fare un pochino tutte le situazioni del caso. Ovviamente, come anche ci consiglia il costruttore, queste qui sono antenne da medio raggio, quindi da 1 a 3 km circa. Ovviamente qui dentro più di 70-80 metri non si fanno. È un test che ho voluto fare per valutare la penetrazione del segnale. Vediamo un attimo, vi metterò in sovrimpressione i tre video delle tre situazioni. Ho cercato di fare più o meno lo stesso giro, lo stesso volo con le tre antenne. Fatevi un'idea e ci rivediamo alla fine del video con le mie opinioni personali. Le mie impressioni personali sono che due di quelle nuove qui dentro non danno il massimo, però lasciando una omnidirezionale, mettendo una di quelle nuove al posto della parassitica, va meglio. Quindi indoor, dentro i garage, non ne mettete due perché è peggio, è molto meglio avere una omnidirezionale, magari questa qui che so che è molto buona perché è comunque dello stesso produttore, che vi ricordo essere FPV LR. Per il resto giudicate voi dai DVR e fatevi un'idea. Grazie per aver visto il video, ci vediamo nella prossima puntata. Bella.